ministro onorevole Del Boi, in rappresentanza del governo, inaugura a Torino il 7° Salone Internazionale della Tecnica. Sono presenti 1250 espositori, di cui 400 stranieri appartenenti a 19 nazioni. Sono cifre queste che valgono da sole a dimostrare il sempre crescente prestigio della manifestazione. I vari stand offrono un avvincente panorama delle meraviglie della nostra civiltà, una civiltà in rapida evoluzione. E già attraverso questi perfettissimi congegni, attraverso la loro sconcertante ed eclettica duttilità, possiamo intravedere il mondo di domani. Perché in fondo l'essenza più genuina della rassegna torinese è quella di costituire un ponte tra il presente e il futuro. Così nel Salone della Tecnica trova largo spazio un materiale che ha pochi anni di vita, ma che ha già vittoriosamente soppiantato in molti casi e in molti usi quelli tradizionali. La plastica, cioè. Forse anche le case dei nostri figli saranno di plastica. Non potevano mancare missili e avioggetti. Il loro motto è sempre più veloci e sempre più lontani. Le stelle sono lì che attendono. Fedele a un'ultrasecolare tradizione, il protocollo della riapertura degli stati generali, e cioè del Parlamento olandese. Buona parte della popolazione dell'Aia si assieva sul percorso del corteo reale. Immobile con la sua frusta il cocchiere della carrozza reale, rituale omaggio ai sovrani che si accingono a varcare la soglia degli stati generali. Davanti all'assemblea al gran completo, la regina Giuliana, che ha al suo fianco il consorte principe Bernardo, legge il messaggio della corona. Il momento è grave, ha detto la sovrana. La situazione internazionale è tesa e preoccupante. All'interno l'economia attraversa una fase delicata. Occorre trovare in noi stessi la forza necessaria per superare le difficoltà. Possa il Signore aiutarci nel nostro difficile compito. Giungono all'Università di Cagliari i partecipanti al Congresso Nazionale dei Tecnici. Importanti gli argomenti che saranno discussi nel corso dei lavori, anche in rapporto ai problemi industriali della Sardegna. Dopo il saluto dell'isola rivolto ai convenuti dall'onorevole Brozzu, il sottosegretario ai trasporti, onorevole Manironi, sottolinea le grandi possibilità economiche della Sardegna. I congressisti, in una pausa dei lavori, si recano a visitare la grande centrale termoelettrica di Porto Besme, che utilizza le risorse carbonifere del vicino bacino del Sulcis. Il complesso, uno dei più potenti del genere in Italia, ha una capacità produttiva annua di 320 milioni di kilowattore. Interessanti esperimenti sono qui attualmente in corso per il recupero di solfati e di zolfo puro contenuti nel fumo del carbone. Giunti da tutta Italia, i giornalisti che partecipano alla terza sessione del Consiglio Nazionale della Stampa, che si svolge a Siracusa nella sede dell'Istituto del Dramma Antico. Parlano successivamente il sottosegretario onorevole De Meo, il presidente della regione siciliana onorevole La Loggia e il ministro delle telecomunicazioni Mattarella. A conclusione della giornata, il presidente dell'Associazione della Stampa, dottor Azzarita, consegna all'onorevole La Loggia la tessera di pubblicista. Al presidente della regione viene anche offerta una pergamena al ricordo della sua iscrizione all'Associazione Siciliana della Stampa. Una folla calcolata a non meno di 40.000 persone, nutriti lanci di palloncini, una magnifica giornata di sole e il sindaco Lauro, la festosa e autorevole cornice partenopea al matrimonio della principessa indiana Seeta Kumari, figlia del Maharaja di Palitana, e del napoletanissimo ingegner Gennaro Ottieri. Così si conclude felicemente una bella favola moderna. Si conobbero a Capri e fu subito l'amore. Lui non esitò a recarsi sin nel cuore dell'India per chiedere, secondo le regole più ortodosse, al paterno Maharaja la mano della figlia. All'arguzia napoletana lo stringato ma eloquente commento alla romantica vicenda.